Allora, stabilimento c'è, sicuramente chi fa, inventa, progetta, progettazione, e qua ha esposto molto bene Gian Piero Paganella, che lui ci ha fatto parte, quindi si progetta un prodotto. E questo prodotto poi deve essere fabbricato. Ecco, l'ingegneria industriale è un ente che sta in mezzo a queste due cose, alla fabbricazione, cioè officina, e alla progettazione, ed ha il compito di realizzare, coordinare, diciamo, questa cosa. Arrivano dei disegni, arrivano delle informazioni all'ufficio tecnico e bisogna renderle fattibili per poter costruire e assemblare dei pezzi. L'ingegneria industriale deve fare come si fa a fare un pezzo, quanto tempo costa, anzi questo quanto tempo costa lo deve dire molto prima, perché prima di iniziare bisogna sapere tutto. E come si fa ad attrezzarlo e che cosa serve per poterlo produrre. E quindi diciamo che è un ambiente che normalmente ci sono persone di esperienza che sanno anche colloquiare con l'officina, perché poi l'officina poi è quella che manovra, che fa, però bisogna dargli le carte in regola per poter fare. Bisogna tenere conto di tutte le informazioni che arrivano dall'ufficio tecnico per poter aggiornare, sempre fare un prodotto sempre aggiornato, secondo la progettazione. E qui è tutto, l'ho detto in pochissime parole, ma è un discorso molto lungo. Nell'ingegneria industriale logicamente c'è gente che si interessa di metodi, che significa come si fa sequenzialmente, quali sono le operazioni per fare un pezzo. C'è chi si interessa dei tempi di lavorazione, che deve sapere come si fa a tempificare e quanto costerà alla fine questo pezzo. C'è gente che deve sapere costruire un'attrezzatura per poter fare quel pezzo. C'è gente che deve sapere come si fa, specialmente parlando di controllo numerico, di lavorazione di controllo numerico, bisogna fare uno studio, un nastro, una programmazione per poter fare questo pezzo. E poi una volta date le informazioni alle officine, per mezzo di un ufficio, diciamo, che fa parte dell'ingegneria industriale, normalmente si vengono lanciati, in gergo si dice lanciati, i lotti di questi pezzi da fabbricare o da assemblare. E quindi comincia il colloquio con l'officina, che magari l'officina non riesce non ci siamo spiegati bene con le spiegazioni, ci chiede ulteriori chiarimenti, magari è stato considerato un tempo che non andava bene, normalmente sempre molto stretti, e quindi c'era tutto un discorso che si collegava con l'officina. C'era un gruppo in questo ambiente che ha funzionato da un certo periodo in poi, che teneva i rapporti stretti, viveva praticamente in officina e teneva i rapporti stretti appunto con l'ingegneria industriale per eventuali migliorie, eventuali interventi da farsi per migliorare la situazione. Ecco. Poi c'erano altri dell'ingegneria industriale, c'erano altri settori collaterali, insomma, che a farla in breve, un po' negli anni le cose sono un po' cambiate, sono un po' migliorate. Prima c'era un'ingegneria che guardava e veliva le motori, poi hanno fatto addirittura, in un certo periodo, hanno fatto addirittura due ingegnerie industriali, ed è quando poi alla fine di questo periodo, che siamo arrivati agli anni 90, è cominciata un po' la crisi. Nel 92 mi ricordo che è stato il primo anno di crisi. Fino a noi, a quell'epoca, come Piaggio in generale, avevamo raggiunto un numero di dipendenti notevole. Prima delle ferie del 2002 eravamo vicini ai 2000, da settembre 2002 è cominciata la cassa integrazione, se mi sbaglio, correggetemi, e lì è cominciata la crisi. Cioè, in sostanza, noi abbiamo vissuto bene gli anni 70-80, quando facevamo il G202, l'MRCA, facevamo la T53,
sia in velivoli che in motore, facciamo una serie di prodotti che erano meravigliosi. Qualcuno per progettazione propria, qualcuno su licenza, ma lavoravamo bene. E mi ricordo che non c'era, girava praticamente, cioè ci si stava bene in sostanza, la gente era allegra, era contenta del proprio lavoro. E poi piano piano forse abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, non so, non saprei dare un giudizio. Ma quando ho iniziato il P180, probabilmente, non so, abbiamo fatto secondo me il passo un po' più lungo della gamba, perché è difficile in un'azienda aeronautica riuscire a fare progettazione da zero e poi fare tutto il prodotto. Cioè, normalmente le aziende italiane aeronautiche, non, cioè, le più tante lavorano, diciamo, su dei prodotti ben stabiliti, non c'è una progettazione, uno sviluppo e una fabbricazione. E quindi il problema è che l'MRCA cominciava a diminuire, dalle 12 serie al mese si è passate a 8, a 6, il G222 poi ha avuto anche a lui, diciamo, una recessione. E il P208, che Gian Piero Paganella ha dato informazione preliminare, ne abbiamo fatti 24 e basta. Il P166, che era un velivolo che io mi ricordo quando sono entrato, mi hanno detto: ah, questo qui ne abbiamo fatto già due serie, adesso non ne facciamo più, adesso facciamo il P208, che è il velivolo dell'avvenire. Io ci sono stato 35 anni in Piaggio, sono uscito e mi risulta che il P166, quello che doveva sparire, esiste ancora. Alla Piaggio, dirigenti non lo è diventato quasi mai nessuno, a meno che non fosse laureato. Questa era la realtà. E allora può essere capitato di aver fatto per un certo periodo, più o meno lungo, l'attività di un collega che faceva la stessa attività, che lui era laureato, dirigente, e tu la facevi da così, da quadro, e quello da un certo punto di vista può essere stato una soddisfazione, ma da un certo punto di vista era anche un po' l'unica cosa è che quando c'è stata la crisi, purtroppo per contratto, i dirigenti, molti sono usciti e noi siamo stati all'interno. E come diceva prima Gian Piero, che è il nostro stabilimento, che la gente andava d'accordo, io non ho vergogna di dire, non credo di dire una cavolata dicendo che la Piaggio, se si è salvata, è salvata anche per i quadri e soprattutto per i quadri. Perché i dirigenti avevano da pensare al loro posto. Noi lavoravamo e collaboravamo, è quello il grande discorso. Non c'era solo il discorso collaboro, tu mi devi dare la cosa, io te la devo dare a te. No, lo facevamo perché ce lo sentivamo e ci frequentavamo anche magari fuori dall'ambiente di lavoro. Vedi, ad esempio, i famosi tornei di calcio che si citava prima. Quindi per me la Piaggio è stata una grande famiglia. E anche se quando eravamo dentro dicevamo: ma ci vuole più organizzazione, ma dalle altre parti poi io ho scoperto che eravamo molto organizzati rispetto ad altre ditte che magari andavano per la maggiore.